sei qua. Sono felicissima anch'io. Grazie. Noi siamo quasi vicini di casa. Perché siamo quasi studio. Vicini di casa. Poi mi piace sempre venirti a trovare. Anche a me, sono contento. Poi davvero. Ci conosciamo da sempre. Dal tuo debutto televisivo. Da sempre, da quando eravamo ragazzi. Tu sì. Facevi ancora le imitazioni, io sì, sì. Facevo tu lo sport. Forse la prima cosa televisiva che hai fatto, no? Quando facevamo il programma Forza Italia. Sì, esatto. Era un programma televisivo. Che si chiamava Forza Italia. Poi altri hanno avuto l'idea dopo. È vero, è vero. Eravamo giovani. Giovani. Ha detto prima Filippa dei programmi di cucina, certo, è sempre mezzogiorno, hai traguardato le 500 puntate. Sì, tanto. Della, ecco, guarda, qua. Qui dribbling. Questo da noi fotostory. Prima ci siamo conosciuti. Sì, noi prima. Molto prima, una bambina prima. Era, sì. 1900, fine anni 88, 80, 88. Una cosa così. Qua è dribbling, sì, guarda sì. Come ero magra, porca miseria. Sei uguale, no. Cioè. Magari. Ma sì, assolutamente. No, ero più magra. Beh, in questi casi si dice sei meglio ora, vero? Si dice sì, così. Vabbè, si dice così per galanteria, no, galanteria. Senti, io siccome sono felice che tu sia qua, volevo farti un regalo. C'è il Golden Minute. Ah, il Golden Minute, sai come dico io? Sì. Allora, lo lancio, sai la musica di Gold? Gold... Sì, non ce l'abbiamo, però sì, sì. È quella. Non la posso fare. Sì. È perché sono... Sì. Ci tieni tanto anche tu, no? Tantissimo, e poi sono solo 30 secondi. Sì, quanti? 37 per l'esattezza. 37, quindi... come la febbre, vai. Lì, 37 veri, 37 secondi. 37 secondi... Senti, no, poi dicevo, dunque la cucina, in realtà tua mamma ti ha, no, la passione per i fornelli. Sì, perché noi, sai, in provincia non è che c'era molto, no, quindi sì. Si mangiava a pranzo e a cena. Era l'argomento del giorno, che si mangia oggi e che si mangia domani. Esattamente, mangia e mia mamma diceva sempre, ma si perché con tutte le trasmissioni che fanno, non fanno una trasmissione dove insegnano delle ricette, esatto. Così io mi vengono delle idee. E tu? E io ho sempre pensato, perché no, cavolo, andai negli Stati Uniti e mi ricordo che là pullulavano di trasmissioni di cucina. Dico, ma come? Noi siamo la, come dire, la patria della cucina, certo. E in America, che mangiano malissimo, in realtà sì. Fanno programmi di cucina. E così mi è venuta l'idea, ma all'inizio sì. Non ci credeva nessuno. Quindi no, tra l'altro no. Tu, sempre a mezzogiorno, hai sottolineato molte volte l'importanza del territorio, cioè la cucina legata al territorio. Sono convinta. Noi abbiamo in questo senso davvero una varietà pazzesca, perché non c'è la cucina regionale, c'è la cucina comune, ma di me, la cucina di quartiere. Di famiglia si mangia in un modo diverso. Sì, sai che il governo ha candidato la cucina italiana a patrimonio dell'umanità, so. UNESCO. Devo dire, è stato un grande merito peraltro di Maddalena Fossati, che è la direttrice della cucina italiana. Grande direttrice, sì, sì. E si è data da fare da 3 anni a questa parte per ottenere questo risultato. E ha fatto bene, perché io ci credo che la cucina italiana sì. È comunque sì. La migliore. Il pubblico ha molta fame e questa no, cosa infatti è, volevo è dire, crudele certo mostrare. Siamo questa. Crudeli però. Sì, perché non mai, loro sono qui dalle 7 di sera, da quando abbiamo aperto... al pubblico l'ingresso, vabbè, pazienza. Senti, no, anch'io non mangio, cioè siamo tutti... Ma tu non mangi prima di andare in onda, mai? No, mai. No, io sì, non riesco, davvero? C'ho il buco allo stomaco, sì. Riesci? Eh sì, io sì. Io non ti addormenti? No, dopo. Non mi addormento, no, poi prendo un caffè... Sì. Vabbè, devo mangiare qualcosa, perché se no mi gira la testa, capito? Allora mangio tipo un toast, una allora, piadina... Allora quel giorno là non avevi mangiato? Eh? No, dico, quel giorno là allora non avevi mangiato? No. Quando no. Sei caduta dall'altalena? Quando sono caduta dall'altalena. No, può capitare. È vero, io devo mangiare, sì. Devo sostentarmi. Che lei ha fatto Beatrice? Sì, guarda, perché Alfio, che è un disgraziato, mi ha fatto cadere. Faceva Dante. Ce l'abbiamo per caso l'RVM? Mandiamolo. Però dai. Mandiamolo. No, vedete la fame. Sai Dante cosa avrebbe pagato per spingere sull'altalena Beatrice? Non hai idea. L'ha vista due volte, sei innamorato. Ma Beatrice era la sua amorosa. Ma voleva, ma sai, è tutto platonico lì. E a parte che prima che si levava la calza male era già andata via. Dante. Senti. Ma male? No. Scusate. Oh, porca be... Senti, facciamo una... Dante, può non spingermi perché scivolo.
Però ci divertiamo, dai. Ma poi tu col pubblico hai sempre scelto un rapporto, come dire, di sincerità, di lealtà. Cioè, sì. Tu dici tutto. Tutto. Tutto quello che... Cioè, io ad esempio, sì. Domani sono in onda, sì. Racconto che sono stata da te, no? Racconto le mie impressioni, quello che... È così tutta la mia vita, perché tu non puoi raccontare solo quello che ti fa comodo e quando non ti fa comodo lo nascondi. Quindi quando ho avuto le corna, quando ho avuto, non lo so... Le ho avute. Ma anche la menopausa, no? È una cosa... Le donne non parlano mai. Sì. E invece è giusto, perché io quando avevo le scalmane, ce le ho anche adesso per dire, no? Perché fa caldo. Però se tu hai le scalmane, usi il ventaglio e dici alle signore a casa, anch'io come voi ho la menopausa, perché no? Cioè condividi, e quella puntata lì l'ho persa. Ma lo dico tante volte, perché dire di no? Dai! Va bene. È una cosa naturale, no? Si cresce, il fisico cambia. Sì, certo. Tutto, ingrassi, dimagrisci. Sì, ma lo so, tu dici tutto. A me piace, a me tu mi sei simpaticissima per questo, dici sempre tutto. È una persona. Antonella, noi siamo amici veramente e per fortuna ci diciamo tutto veramente. Assolutamente. No, non la menopausa, ci diciamo anche cose... No, della menopausa parliamo poco. Poco, anche perché io ancora non ce l'ho, quindi... Voglio farvi presente questo. Però c'è l'andropausa, lo sai, eh. Nel caso ve lo dirò. Ecco. Non credo di essere ancora in onda per allora. Ma dove siamo finiti? 35 anni di carriera per Antonella, con una carrellata di programmi incredibile, è diventata uno dei volti più amati della TV pubblica. Noi abbiamo scelto alcuni momenti della tua carriera che vogliamo riassumere in queste immagini. Prego. Buonasera a tutti gli amici sportivi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Dribbling. Una bellissima bionda che sa tutto di sport. A me piace stare così, eh? È sempre un provolone, eh? Una volta io avevo come nemica, scusa la scosciata, volevo imitare l'Alba oggi, ma... Dai! Buonasera, signora. Oh, mamma! Posso fare il Festival di Sanremo? Sì! O puoi fare la showgirl, puoi fare quello che vuoi. Com'è? Ho visto il lato B della cuccarina. Comunque, gli spaghetti e i fagiolini si fanno... Io soffro di vertigini, non posso guardare per terra. Insomma, tutto. Sì, è un po' un casino questa sedia, diciamo la verità. Non si vede. Cioè, per me la TV è... Vedi, Fabio, la TV per me è questa cosa qui, è destrutturare, è divertirmi, è provarci. Cioè, ho ballato il cancan con le ballerine del Moulin Rouge, bisogna avere del coraggio. Cioè, no. È una roba assurda. Ma no, hai ragione, ma io penso che noi facciamo un mestiere talmente straordinario. Davvero. E quando capitano delle cose bisogna sempre di sì. Assolutamente. No, mica, Io dico sempre di sì, sai far questo, sì. Poi non è vero, però niente, ci provo. Ma certo, quando mi ricapita. Quando mi ricapita così. Senti, perché ho letto che tu, anzi mi hanno detto che tu, nella tua scaletta non inizi mai con la carne e il pesce? No, perché trovo che penso all'Italia, no? Sì. Alle 12, quando noi iniziamo a mezzogiorno... Sì. Nel sud Italia, no? Non si sta ancora pensando al pranzo, loro mangiano molto più tardi, magari sono ancora al cappuccino. Iniziare subito cucinando la carne parlando, e pesce. Incontrando... No, parlo di altro, parli cioè di altro, parlo di non amici, so, faccio ospiti, certo. Esatto, oppure con i dolci. Iniziamo con una torta e va bene, perfetta. Certo. Vedi quante cose si mai iniziare con la carne e col pesce. La scaletta va anche fatta. Certo, assolutamente. Pensata così. Senti, poi quest'anno grande successo della terza edizione di The Voice Senior, sei contentissimo. Molto, mi piacciono bello. Perché sono storie di vita, di cuore, sono belle storie. Sì, perché lo sapete, no? Programma nel quale si lanciano rockstar in età, diciamo, un po'... Over 60. Da pensione. Quindi praticamente noi quasi ci siamo. Quasi, io ho ancora 2 anni. Esatto, io... Il problema è che non so neanche cantare. Sono più giovane, sono più vecchia di te. Ma figurati. Sì, di poco, ma... Ah, davvero? Sì. Scusate. Mi dispiace, siamo di nuovo ecco la storia. Ecco perché tu l'andropausa ancora, non ce l'hai ancora. Arriverà. Adesso ancora. Arriverà. No, dico, curiosa questa cosa, perché questi
queste persone un po' più avanti in età, insomma, hanno meno apprensione, no? delle boy band. Assolutamente, non si aspettano di avere così un futuro davanti, certo, di sono più sereni, insomma. Però sai che cosa mi colpiscono? Che tutta la loro vita, che è stata bella, sì, meno bella, perché chiaramente poi più lunga la vita, più anche insomma gli alti e bassi ci sono, il minimo comune denominatore è sempre stata la passione per la musica, l'hanno sempre avuta, tenuta nonostante, ed è stato consolatorio per lei. La vincitrice Maria Teresa Reali, no? Che ha vinto. Lei, Maria Teresa Reali, bravissima, una donna, lei aveva perso il suo compagno di canto, cioè lei cantava e lui, sì, suonava, erano solo amici, e una volta perso lui, lei non aveva più cantato. Poi l'hanno iscritta The Voice Senior ed è riuscita a vincerlo. E poi hai fatto anche The Voice Kids? Sì. Dopo. A me piacciono molto i bambini, a parte che sono le due estremità, certo, della vita, e le trovo molto Ti belle. Sei divertita anche con loro? Sì. Moltissimo. Io poi sai che i bambini li ho nel cuore da tanti anni. Ecco, ma tua figlia ti guarda in televisione? Questa è una curiosità, sì, personale. Davvero? Sì, sì, mi guarda, critica, naturalmente. Ma ti guarda? Sì, mi guarda. Vedi che strano. Però devo fare i programmi che piacciono a lei, tipo i Kids. Salutiamo. Sì, Mael. Ciao. Mael mi sta guardando di sicuro. Vedi che bravo. Dirà, ma quei jeans non mi piaceva, mi critica molto, sì, come sono vestita, come sono pettinata. Però ti guarda, scusa. Sì, mi guarda, perché i tuoi figli non ti guardano. Mai. Ma sono un po' più grandi? Ma non lo so, sì, hanno 18 anni e 14. No, quelli 14 no, non ti guardano. No. Guardano Luciana. Ecco, però anche mia figlia quando c'è Luciana, sì, sente la voce. Vuoi metterla il dito nella piaga di nuovo? No, però lei mi dice, arriva, c'è Luciana mamma, sì, allora sì, arrivo a sentirla. Va bene, adesso fa ridere. Adesso ne parli, quindi io vado via, se volete vado via. Facciamo No. No, come vuoi, se vuoi. Ma no, perché Luciana le fa ridere. Ma perché no, io non faccio ridere? Beh, no, tu fai delle interviste più io serie. Io faccio ridere involontariamente, lei involontariamente, fa ridere involontariamente, che cioè lei entra e dice, poi si siede lì e, hai capito? Senti, lei aveva anche cantato da bambina, aveva partecipato allo Zecchino d'Oro. Sì, ma non mi hanno presa. Il cane cappellone. Il cane cappellone, ma sono Non è che ce l'abbiamo l'audio del cane cappellone? Ce l'abbiamo, l'audio del cane cappellone. Non mi hanno presa. E tu? Sei tu proprio? No, non sono io. È la canzone. No, è la canzone. No, non mi hanno preso. Hanno detto, carina questa bambina, perché ero biondina, ricciolina, carina. Peccato che sia così stonata. E infatti non ho mai fatto... non la faccio cantare gli altri, che è meglio, insomma. Ecco. Senti, Antonella, io ti chiedo una cortesia, se non ti dispiace. Assolutamente no. No, perché a me, sempre a mezzogiorno, a me piacciono molto i giochi che fai. Certo. Allora, voglio chiedere, posso chiedere una cortesia? Posso fare io uno stasera? Certo, come no? Mi aiuti? Ma sì, assolutamente. A me piace, sai che a me non me l'ha mai proposto nessuno. A me piacerebbe tantissimo fare i giochi, proprio i quiz televisivi. Ma perché non li fai? E perché mi metto qui adesso da sole e chiedo quanti sono i fagioli? Non posso farlo. Chiedi a Luciana. Con no, lei. Lascia stare, che poi lei lo fa. Lascia stare. Allora, c'è un gioco molto bello da fare, sempre a mezzogiorno, che è quello dei 5 indizi. Sì, è vero. È vero? È vero, sì. Allora, sì. È facilissimo. È facilissimo, però non per tutti. No, non dico, no, nel senso che a volte sbagliano. Sì, sbagliano, però. Scusate. Allora, noi adesso abbiamo in linea già un bambino. Pronto? Sì. Ci sei? Chi è in linea? Ciao! Buonasera! Come ti Buonasera. Chiami? Come Ciao. Ti chiami? Sono pronto. Come ti chiami? Robertino da Napoli. Robertino da Napoli. No. Allora, ho vinto qualche cosa? No, niente, ancora no. Niente. Devi, non è ancora vinto. Devi indovinare un colore. Ascolta, tu dimmi se faccio bene. Sì. Allora, è uno dei colori della Juventus. Ok? Nero. Nero. No, ho vinto qualche cosa? No, non hai vinto. No, non è quello. Si dice di un assegno firmato ma senza cifra. Impossibile. No, ho vinto qualche cosa? Non è impossibile. No, non è impossibile. Niente. Solitamente lo è l'abito da sposa. Dai, su, il colore. Lungo, no, molto costoso, mennettato. Ma che, ho vinto? No, niente. Non è, ma sei scemo. No, sei scemo, voglio dire, ma scusa. Allora, quando si sta poco bene, si mangia in? In bagno, così si va direttamente no, quando... Ho vinto? Non hai vinto, niente. Niente. Oh, l'ultimo. Quando qualcuno non chiude occhio, fa la notte in...
in salone a vedere i film sporchi. Ho vinto qualche cosa? No! Niente. Niente, ma Robertino! Mi dispiace, posso avere la domanda di ricerca? No, non puoi averla, era bianco, scusa, in bianco. Posso girare la ruota? Eh? Posso comprare una vocale? Vabbè, ciao, arrivederci, ciao Robertino. Sì, vuoi girare la ruota? Questo è bellissimo, mi diverto molto. Però è così, è vero, è facile. C'è l'altro, quello che fai del cassetto, com'è quello? Quello del cassetto, sì. No, della cassaforte. Sì. Dentro la cassaforte c'è un oggetto che si usa, sì, in cucina, devi indovinare l'oggetto. Cioè, perché noi siamo andati di là in tua assenza. Ecco, questa. Possiamo fare... Esatto. Allora, cosa c'è in questo cassetto? Cosa c'è in questo cassetto? Abbiamo, c'è qualcuno, c'è un concorrente? Sì, pronto, chi è? Oh, signora Coriandoli! Buonasera! Buonasera! Guardi, io volevo fare tanti complimenti, sì, alla signora Clerici, l'ho sempre seguita. Antonella, è la mia spettatrice ideale, secondo sì, me. Sì, guardi, le voglio tanto bene. Bene, bene. Allora, signora, io però devo procedere col gioco, va bene? Se è d'accordo la signora Antonella? Sono d'accordo. Antonella, bene. D'accordo. Antonella sono d'accordo. D'accordo. Pagando quello che c'è da pagare. Ah, no, non c'è da pagare niente. Che pagare? Ah, grazie. Allora, l'oggetto lo si usa, ci siamo divertiti tantissimo. Sì. Lo si usa per stendere la pasta e per picchiare il marito. È molto usato in Emilia Romagna. Allora, la sa questa, il ferro da stiro. No, ma come? Ma picchia che... il marito col ferro da stiro. Il ferro da stiro. Ma come il ferro da stiro? Allora, il calcio del fucile da caccia del marito. Ma scusi, signora, ma come il calcio del fucile? Ma lei, uno picchia il marito col fucile da caccia? In Romagna si usa molto. Si usa molto. È molto inflazionato. Ma... Posso approfittare per sì. Un consiglio culinario alla sì. signora Clerici. Sì. Senta, riguardo i funghi, sì. quelli che crescono nelle piazzole di sosta o no. nelle rotonde, sono commestibili? No! No, no, perché... Ah, perché l'uomo è vero che li digerisse lo stesso? No, no, perché lei, suo marito, lei ah, lo suo marito, lo ucciso, marito... non è che l'ha ucciso, ma lei, diciamo, no. ha mangiato dei funghi... Spieghi lei cosa è successo. Cosa allora, niente, io l'avevo lasciati sul tavolo. Dopo sono andata nell'altra camera. Funghi velenosi. Lui li ha visti lì, non ha guardato, erano velenosi. È morto? Gli ha portati una... No, è stata una disgrazia. Io li ho messi lì. Occhio non vede, cuore non duole. Mangia. È morto. Ho mangiato il marito. Però aspetti che Antonella, no, tu gentilmente apriresti il cassetto. Vediamo. Un po' dispiace. Vediamo che, no, questo credo, sopra che non sia quello sopra, credo. Aspetta, no, questo si è rotto. Si è rotto. Aspetta, credo sia questo sotto. Aspetta. No, bisogna spingere. No, aspetta. No. Ah, ecco. No, così. No, ma è quello sopra, è vuoto. Vabbè, ma anche noi non sappiamo giocare. Signora Coriandoli, ah, è il mattarello. È il mattarello, mi spiace, signora Coriandoli. Però in Romagna lo usano molto più grande. Sì, da noi si usa quello. Andiamo avanti. No, perché non vorrei mai. No, sai che la cucina è piena di doppi sensi. Ecco, grazie, signora Coriandoli. La cucina è piena di doppi sensi. Portiamo via pure questo. Carrello. No, poi c'è l'altro gioco, quello io... Quale? Ce ne ho tantissimi. Ma quello del bonsai. Ah, quello del bonsai. Spiega tu al pubblico, gentile. Allora, il bonsai, devi dirmi quante foglie ha questo bonsai? Ragazzi, questo è mica semplice. Esatto. Quante foglie ha questo bonsai? Non è facile, neanch'io lo so, No, nessuno lo sa. Nessuno vediamo lo sa. Se lo sa un concorrente. Vuoi chiamare un concorrente? Dai, chi è che c'è in linea con noi? Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Pronto? Pronto? Buongiorno. Buonasera. Buongiorno. Chi sei e da dove chiami? Mi chiamo Stefania. Stefania. No, di cognome Stefania. Orlando di nome. Orlando Stefania. Da dove chiami? Da Vietri sul Mare. Vietri sul Mare. Stamattina, purtroppo. Cosa? Sono sceso in spiaggia. E allora? A Vietri sul Mare. Mi sono tagliato. Sì. Posso partecipare al quiz? Sì, allora, guardi, complimenti alla signora Clerici. Aspetti un attimo, adesso la fa giocare la signora Clerici, prego. Antonella. Allora, non sappiamo ancora quante foglie ci sono, non abbiamo né un minimo né un massimo. Secondo lei, quante foglie ha questo bonsai? Orlando.
8-8. No, come 8? No, come 8? 88, 8 agosto. No, che 8 agosto? No, quante foglie? No, quante foglie ci sono sul bonsai? Posso avere un aiutino da casa? Sì, vabbè, un aiutino. Posso dare un aiutino? Sì, dagli un aiutino, tu, io non lo so. Posso? Va bene, allora, dai. Va bene, guarda, facciamo così. Un aiutino. Allora, guardi, guardiamo quest'altro bonsai. Sì. Questo qua è più facile. Allora, sì. Aspetta, facciamo inquadrare, ce la facciamo inquadrare questo. Posso salutare Carmelo? No, adesso deve giocare. Anna, adesso deve giocare. E Salvatore. Non saluti nessuno. Adesso. Ho cognato Mimmo. Mamma mia. Piccolo Simone. Ma chiamatevi fra di voi. Ma perché devi salutare? Deve giocare. Allora, l'aiutino. Questo è più facile. Quante sono le foglie? Posso avere un aiutino? Un altro, ma. È un numero compreso fra 0 e 2. Ecco, diciamo così. Allora, 007 non può essere perché fanno i film. No, non può essere. Angela! Chi è? Angela! Chi è? Con te, quante ce ne sono? Ma come? Angela! Chi è? La moglie? Chi è? È il mio maggiordomo. Secondo me sono 9. 9? Ma come 9? 9, 9. Ma no, ma come 9? Ma scusi, ma com'è possibile? Ma perché a te riesco i giochi, a me mai? No, non è vero che riesco. Ma scusi. Però ecco, su quello anch'io avrei scommesso che magari... Posso salutare Simona? No, no, non posso. Marina? No. Barbara, Valentina? No. Telefonatevi. Mio cugino Gianni. Ma dov'è il suo cugino Gianni? Perché lo deve salutare? Dov'è? Lui è a Sulmona. A Sulmona, vabbè, salutatevi. L'8 ottobre fa il compleanno. Auguri. Ma siamo a marzo, aprile auguri. Siamo. Vabbè. Grazie. Grazie, arrivederci. Complimenti per il programma. Sì, complimenti per Grazie. Il programma. Però succede. Che ridere. Succede che tanti vogliono appunto salutare gli amici. Certo. È normale. Però è bello, sai, perché tu hai No, ma è bellissimo. Entri nelle case e questo è divertentissimo. È divertentissimo, io mi diverto da morire. Perché poi ognuno ti racconta la sua vita. Certo. Sai che ti racconta che si deve sposare il figlio. Cioè è bello e quindi certo. Hai un dialogo. Tu hai una empatia col pubblico pazzesca. Mi piace, Beh. Io sono curiosa La nostra Antonella Nazionale. La nostra Antonella Nazionale. Senti. Ma non giochiamo più. Adesso facciamo l'ultimo gioco, ma una domanda un po' privata, ma ho letto che ti sposi o non ti sposi? No, perché io il matrimonio, me lo chiede tutti, anche Vittorio vorrebbe forse sposarmi. Sì, il tuo compagno. Però a me porta un po' sfortuna. Allora non sposarti. Io vorrei non sposarmi, no? Non si è più così che... Cioè c'è sempre un gioco, una tensione. Non lo che so, perché sono sposato da 30 anni, quindi non me lo ricordo. Io mi sono già sposata due volte e è andata male due volte. No, lascia stare. Direi basta, dai, senti, non voglio diventare come Facciamo l'ultimo gioco? Sì, dai. Vieni qui davanti con me. Scusa. No, adesso ti faccio un gioco, il pubblico, io ho guardato attentamente. Fate entrare la mucca Lola. Ah, la mia mucca Lola! La mucca Lola, ha una testa e una coda. La mucca Lola. Ha una testa e dice mu. Se dicesse miau c'era da stupirsi, ma è una mucca, dice mu. No, è solo che solo dentro un barattolo c'è la canzoncina della mucca. Ah, c'è Luciana. Allora, ti spiego cosa succede. C'è Luciana. Allora, è un gioco al contrario. Ah, cioè? Cioè, tu puoi alzare solo 3 di queste scatole. Se... E solo 3 tentativi. Se nei 3 tentativi non si sente la voce di Luciana, siamo salvi, non viene. No, dai. Ma io sono venuta qui per salutarla. E vi salutate fuori. E questo non è che tu non puoi salutarla, la saluti fuori. Se invece, purtroppo, becchiamo la voce di Luciana... Lei entra. Lei entra. Ce ne sono 5, quindi è molto avvantaggiata. Io volevo fare solo 2, ma alla fine, vabbè. Dottoressa, se lei permette... Ecco. Allora, posso scegliere? Sì, scegli. A caso? Però ti prego. Però una responsabilità. Facci un regalo stasera. Vai. E vai. Ancora 2 tentativi. Ragazzi, forse stasera ci salviamo. È una serata storica. Filippa, io... Dai, no. Fai tu. Da sola. Ragazzi, sì. Dai, su, dai applauso che festeggiamo, dai, un applauso, dai. Attenzione, l'ultimo tentativo. Quella, sicura? Pirla!
Lucia, che sfortuna, no. Che sfortuna. Vorrei dire che io sono alta, molto più alta di voi. Beh, questo... perché c'ho un... no, questo... lo dico, cioè, perché non è un tacco pazzesco. C'ho un tacco, sì. 150. Sì, ma Luciana, capito? Invece non ha i tacchi. No, io no. Ho una zeppa. Normale, no, io sono veramente fuori misura. Beh, ragazzi, no, nel senso che ho... gnocca sempre. Ma vai. La ha ragione Luciana, perché... ha ragione Luciana. Le mecenate. E fa tutto lei, è sempre qua, e mezzogiorno, e poi voice qua, qua di fianco. E voice schizze, voice senza voice, cioè, tutto, certo. Tutto, ma così tutto, fare. Poi prendi la macchina, vai in mezzo al bosco come Tonio Carbonio, al bosco. Torna, certo. Tu cosa fai? No, tu cosa fai? Io sono sempre qua, io faccio il muschio nel bosco. Tu, quello fai, appunto. Comunque, allora... No, basta. Allora, Luciana, lascia perdere. Lascia perdere. Vince lei. Vince lei. Lascia comunque perdere. Tu sei in andropausa, volevo dire. Posso assicurare. E non lo so. E non lo so. E non lo so, ma te lo dico io. E non lo so. Allora, ti ho preparato due animaletti. No, basta. Ancora. Il tuo fantabosco. Ancora. Grazie, un assistente. Oh, grazie. Che belli. Allora. Sono animali orrendi. No, allora, iena, abbiamo prima il verme. Ma che schifo. Questo fa un po' schifo. Questo è un verme che si chiama Disclocapter pacis. È praticamente un verme che non fa sesso da 18 milioni di anni. E perché me lo regali? Non mi ti capisco. E perché lo regali a me? No, perché questo, questo animaletto qua è sopravvissuto. E come fa? I mammut e fa da solo. Hai capito? Senza neanche le mani, tra ecco. L'altro. Esatto. E non so neanche se è cieco, per esempio. Ha detto le mani. Umani, ecco. E poi ti ho portato invece quest'altro animaletto che si chiama Quoll. Come già, vedi, già il nome non mi piace. È chiamato il Bambi del sesso, perché invece, a differenza del Pacis, fa sesso continuamente. È l'animale più arrapato del mondo. Cioè gli estremi. Esatto. Ti chiedo scusa, e lui, non sapevo. Tra l'altro è in via di estinzione, perché praticamente alla stagione degli amori, a luglio, ciupa, 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 poi crack, schiatta. Schiatta, capisci? L'animale guida di Berlu. È meraviglioso. Secondo me dobbiamo dare un'idea a Carlo Conti. Potrebbe fare... tale quale Quoll. Senti, però anch'io volevo dirti che ti ho riportato lì il tuo uccello. No, l'uccello Gerbano, scusami. Antonella, no. L'uccello Gerbano. No, l'uccello Gerbano, ho sbagliato. Detto da lei, poi, figurati, no, si scandalizza. Il Gerbano Reale. Il Gerbano Reale. Te l'ho riportato. Posso avere il Gerbano Reale? Grazie. Grazie. Perché è stato un po' da me, grazie. Però adesso voleva stare un po' da te. Ma non c'ha... No. Ma la cosa, la prerogativa è che aveva il Walter. Vabbè. Non ce l'ha. Ce l'ha, non so, forse l'ho lasciato di là. Ma adesso ho lasciato. Vai a cercarlo tu, Fabio. Ma devi tenerlo studio. Lei adesso? Non lo so. Te lo tengo là dove c'ha il Walter Reale? O... Sì. Guarda, no. Prendi tutto. No. Come fa a prendere tutto? Dai. No, dai, prendi tutto. Facciamo come i musicanti di Brema. Senti, ma quello lì proprio devo. Aspetta, scusate. Ecco, no, quello ti fa schifo. Vabbè, però guarda che questo è un grande. Però, poverino, sente tutto da solo. No, io preferisco il ciupa ciup. Okay, il ciupa ciup qua. Questi come faccio? Vabbè, io prendo. Grazie. Antonella Clerici. Ma grazie. Gli animali. Prendo tutto. Accompagno io. Verme. Grazie di cuore. Ciao. Ti accompagno io. Tu stai? Sì. Ciao. Luciana Letizzetto, grazie Antonella Clerici. Grazie Fabio.